cosa, perché quello che abbiamo sentito oggi è estremamente importante, del resto appunto sosteniamo la campagna Welcoming Europe non da ieri, e anzi ne abbiamo fatto come tutte le varie realtà che hanno operato in questi ultimi anni e che in una qualche misura si riconoscono in questa funzione politica rispetto alla questione delle migrazioni. Dicevo, sono tutte questioni molto importanti, con un rischio che è quello di nuovo di vederle distanti da noi. Si è parlato appunto di corridoi umanitari, si è parlato di Balcani, si parla di Mar Mediterraneo. Allora, mi sembra essenziale sottolineare che queste cose non sono diverse da quelle che succedono qui, perché il reato di immigrazione clandestina è stato invocato contro l'operato della parlamentare socialista svizzera Lisia Borramirra, può darsi che ripeta il nome che non mi è, male che non mi è mai entrato in testa, ma Lisa l'abbiamo conosciuta tutti, perché appunto questo tra virgolette spauracchio dei reati contro le virgolette leggi dello Stato, chiuse virgolette, e poi vi spiego perché uso le virgolette, viene usato proprio per fare in modo che prima di operare secondo coscienza ci si pensi su un certo tot di volte. Perché ho usato le virgolette? Perché è vero che le leggi dello Stato sono leggi dello Stato, ma è anche vero che le leggi dello Stato esistevano anche quando qualcheduno le ha trasgredite per non dover essere corresponsabile di crimini contro l'umanità. Domani si festeggia la giornata della memoria. Allora, certo che anche lì si dovevano, tra virgolette, rispettare le leggi dello Stato, che erano tali, ma per fortuna qualcheduno ha capito che erano delle leggi inique. Allora, questa cosa la dico perché siamo messi di fronte a una responsabilità di questo tipo, diciamolo però in maniera molto meno drammatica, perché viva Dio, nessuno di noi rischia la vita. Credo però che il passaggio ulteriore di questo ragionamento è quello che tutte queste questioni ci pongono di fronte alla esigenza di un cambiamento culturale, e questo è quello che noi dobbiamo fare, perché ci costa poco in termini di sofferenza, ma senza questa cosa, senza questo cambiamento culturale, senza quello che come Senza Frontiere abbiamo chiamato, come tutta la rete delle città senza frontiere, abbiamo chiamato una nuova percezione del fenomeno delle migrazioni. Senza questa cosa non facciamo nessun passo in avanti, perché il rischio è quello che firmare una sacrosanta petizione come Welcoming Europe, che vi invito a fare se non l'avete ancora fatto, sia alla fine un modo per non cambiare quasi nulla, perché davvero c'è ancora qualcuno che crede che siccome il Mediterraneo è lontano, questa cosa ci riguarda molto poco, e invece è vero l'esatto contrario.